Prosegue il dibattito sul lavoro. Atti di indirizzo discussi. Torna in commissione il disegno di legge sul Gradenigo. Il 4 giugno l'Assemblea legislativa ha proseguito il dibattito avviato lo scorso 26 maggio durante il Consiglio straordinario sulle politiche del lavoro, richiesto dai gruppi di opposizione. In particolare sono stati discussi diversi atti di indirizzo. Inoltre, nella seduta, il disegno di legge sul Gradenigo è stato rinviato in commissione. In copertina. Il Consiglio regionale ha proseguito nella seduta del 4 giugno il dibattito sulla condizione del lavoro in Piemonte, iniziato il 26 maggio. Sull'argomento ospitiamo il direttore della Voce del Popolo, che intervista presidente e vicepresidente della Commissione Lavoro. Vorrei fare una domanda al presidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale, Raffaele Gallo, sulla situazione dell'occupazione giovanile in Piemonte. La scorsa settimana c'è stato questo dibattito in Consiglio regionale e avrei il piacere di avere qualche dato in più sulla situazione. I dati del primo trimestre 2015 ci dicono che la disoccupazione giovanile sta calando. Tra 11 e 18 mila posti di lavoro in più nei primi tre mesi è un piccolo segnale che non ci sta dicendo che siamo fuori dalla crisi, ma ci sta dicendo che stiamo andando nella direzione giusta. Noi come regione stiamo investendo tanto nelle nuove iniziative imprenditoriali, da un lato, e dall'altro anche però attraverso la garanzia giovani, il potenziamento della garanzia giovani, intercettare quei ragazzi che non hanno attitudine a fare impresa ma che devono essere inseriti nel mondo del lavoro. Vorrei chiedere al vicepresidente della Commissione Lavoro del Consiglio regionale, Claudia Porchietto, qual è l'azione politica dell'opposizione sul tema del lavoro in una fase di rilancio ma anche di emergenza occupazionale, soprattutto giovanile. Le imprese piemontesi chiudono, occorre che la regione assuma un impegno serio, che mancano le politiche industriali, le poche che si sono sviluppate in questo anno arrivano da proposte fatte appunto dall'opposizione, come ad esempio mappatura di tutte le aree industriali dismesse per far sì che possano essere recuperate e quindi dare lavoro a quella parte dell'edilizia piemontese che oggi stenta a ripartire, e messa a disposizione di nuove iniziative industriali per far sì che con i nuovi contratti di insediamento ci siano delle agevolazioni per venire in Piemonte. Nella seduta del 4 giugno il Consiglio regionale ha discusso diversi atti di indirizzo collegati al dibattito sul lavoro, che saranno votati nella prossima seduta. Tra gli argomenti esaminati: reddito di cittadinanza, salvaguardia del Made in Italy e del Made in Piemonte, contrasto alla delocalizzazione, misure estensive per il lavoro accessorio nel settore agricolo, energia, edilizia, tutela per i lavoratori autonomi colpiti da malattia grave e commemorazione degli imprenditori piemontesi suicidi a causa della crisi. Torna in Commissione Sanità il disegno di legge sul futuro dell'ospedale Gradenigo di Torino. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio regionale il 4 giugno, su proposta della conferenza dei capigruppo convocata nella pausa dei lavori. Il provvedimento sarà nuovamente in aula tra tre settimane.